Vi diamo il benvenuto in questa edizione estiva o Summer Edition degli incontri con libri da sporto. Ospite di oggi, ospite molto gradito, è Fabrizio Ardito. Ci presenterà un volume appena ripubblicato, faccio vedere la copertina, appena ripubblicato con Emmons, libri e audiolibri. Si tratta di un libro che entra dentro una collana molto caratteristica, questi 111 luoghi. In questo caso, Libri Parlanti è in Umbria, quindi parliamo di 111 luoghi dell'Umbria che devi proprio scoprire. Con un cinghiale in copertina che un po' se lo merita perché in Umbria è veramente la patria del cinghiale. Benvenuto Fabrizio. Grazie dell'invito. La curiosità è che questi libri sono editi da un editore tedesco di Colonia, la Emmons, e quindi a un certo punto, quando è stata fatta la prima edizione di questo libro sull'Umbria, si è acceso un dibattito su cosa ci doveva essere, perché ognuno di questi libri di questa collana ha un simboletto. E loro non avevano le idee chiare su cosa mettere, quindi c'è stato un bel dibattito tra ceramiche, e a un certo punto erano usciti fuori i carciofi dalla Germania, e gli ho detto: ma non mi sembra il simbolo adatto all'Umbria. E alla fine la mediazione è stata il cinghiale. Beh, lo trovo molto simbolico, questo sì, assolutamente sì. Allora, abbiamo deciso insieme di parlare di questo libro anche in maniera abbastanza ironica, partendo così è per forza di cose ironico, perché effettivamente questa modalità di scrittura, questi libri, rispondono un po' anche alla nuova modalità in qualche maniera di viaggiare, ovvero il viaggio sotto casa, quello a chilometro zero, se vogliamo dire così, e quello vicino. In effetti io da Umbra ho trovato tantissime curiosità in questi 111 luoghi. Ti dico che vabbè, alcune cose sono molto conosciute, perché non so, ti faccio l'esempio di Assisi, che è una delle città più conosciute e più visitate anche da stranieri in Italia, anche da stranieri e da italiani. In Umbria è sicuramente un centro turistico importantissimo. C'è l'eremo delle carceri, che è un punto di riferimento importante, però per esempio proprio intorno ad Assisi ci sono altri luoghi particolari da visitare che forse sono un pochino più ameni, un pochino più dimenticati. Un po' questa è la logica di questo libro, no? Sì, la logica di questo libro è non essere una guida classica, quindi voi su Assisi o Spoleto o Perugia non troverete la cattedrale in quanto cattedrale o il museo in quanto museo, ma un dettaglio, un particolare, un aspetto curioso che mi ha colpito quando ho fatto questo lungo e piacevolissimo lavoro di scoperta delle cose strane dell'Umbria. Ad esempio, a Perugia non c'è la cattedrale, ma c'è la famosa cassaforte che contiene il Sacro Anello, che è una reliquia fondamentale, che io ho scoperto, e non ci volevo credere, che si apre con 11 chiavi diverse, di cui due sono custodite lì, tre lì, perché volevano essere tutti sicuri che nessuno mettesse le mani. Quindi la logica di questi libri è quella di dare una serie di spunti che permettano di percorrere degli itinerari di turismo, senza offesa assolutamente nel termine, perché è quello che a me piace di più, minore, diciamo così, che però è un modo per conoscere poi a fondo il territorio di una zona. Cioè, se uno passa una settimana di vacanza a Castiglione del Lago e vuole seguire le indicazioni e le cose che io ho scritto, avrà un sacco di mete possibili per esplorare il territorio. Assolutamente sì, anche un consiglio culinario, perché tu appunto per Castiglione del Lago dai proprio riferimento ad uno dei prodotti tipici di questa zona che noi in qualche maniera abbiamo riscoperto recentemente, che è appunto la fagiolina del Trasimeno. Sì, questo giusto per dare un'idea della varietà delle cose che ci possono trovare, perché c'è sia le sculture del Campo del Sole, sia i merletti dell'Isola Maggiore, ovviamente la battaglia dai romani cartaginesi, però c'è anche la fagiolina del Trasimeno, che è un po' meno, tra virgolette, conosciuta o forse scontata. Quindi è un po' quello che mi ha colpito, tra le decine e decine di idee che mi sono venute in mente e che i miei amici umbri mi hanno suggerito, ho cercato di fare una sintesi. Certo,
C'è da dire una cosa, che in questa nuova edizione ci sono una serie di luoghi nuovi che sono stati introdotti, perché alcuni dei luoghi che erano presenti nella prima edizione sono stati cambiati per vari motivi, in ultimo il terremoto che ha distrutto un paio di luoghi fondamentali, e quindi mi sembrava giusto aggiornare in qualche modo la proposta. Sì, diciamo che questo libro quindi parla molto di un territorio, perché tu hai fatto il riferimento al terremoto che ha fortemente cambiato anche non solo l'ospitalità di questi territori, ma anche un po' lo sguardo delle persone che vengono da lontano a visitarci, e in qualche maniera comunque ha anche forse contribuito a guardare con maggiore attenzione la fragilità dei luoghi, no? Perché questo anche... Certo, e anche però c'è da dire che poi, voglio dire, i luoghi, a parte i lavori di ricostruzione che sono andati avanti, ma i luoghi più colpiti della Valnerina sono probabilmente più vicini a casa mia a Roma che non a Castiglione del Lago. Per cui quando uno parla dell'Umbria dice oddio, in realtà da Valnerina e Castiglione del Lago siamo ben lontani, quindi siamo, sì. Quindi c'è anche questa differenza. Il tentativo di spaziare è un tentativo di dare suggerimenti, e io ho sempre detto ai miei amici che se un amico umbro interessato al territorio scopre in questo libro almeno 2 o 3 luoghi che non conosce, vuol dire che il risultato è stato raggiunto, perché se tutti conoscessero già tutto, allora vuol dire che il mio lavoro sarebbe stato inutile. Invece, il risultato raggiunto. Risultato raggiunto. Ah, risultato raggiunto. Certo, questo sono, risultato raggiunto. Questo sono molto contento, perché si ha sempre il dubbio di scivolare sull'ovvio. No, questo libro assolutamente non è banale. Ora, non perché devo fare questo incontro così in streaming, non è banale perché appunto ci sono dei luoghi che gli umbri non conoscono, o che comunque gli umbri conoscono per sentito dire, ma che magari non hanno mai visitato. Quindi è in qualche maniera un bell'invito, io lo trovo almeno da questo punto di vista. Questo anche pensando appunto ai periodi che abbiamo vissuto, quegli spostamenti erano abbastanza limitati. Castiglione del Lago, dove ha sede la mia libreria, è proprio al limite tra la Toscana e l'Umbria, quindi necessariamente anche nei mesi passati, se volevamo prenderci qualche ora libera, e questo potremmo farlo, quindi basta poche ore, poco tempo anche, era necessario in qualche maniera guardare anche all'altra parte dell'Umbria, che come dici tu è molto lontano da noi e quindi forse un po' meno conosciuta. Hai fatto le citazioni di alcune zone del Trasimeno, e te ne sono stata per comunque la terra, però ecco, ci sono ovviamente, c'è la possibilità di ricercare i luoghi, fatto vedere la copertina, andando in ordine alfabetico, no? Quindi tu li puoi cercare in questa maniera e poi ti puoi costruire, se vuoi, anche un percorso da fare in un periodo di tempo più o meno lungo. Ovviamente Terni e Città di Castello, oppure Terni e Castiglione del Lago, sono abbastanza lontani da essere necessarie più visite. Certo, il mio è un invito ad avere curiosità e a girare un po' con gli occhi aperti. Lo sforzo della scelta di questi luoghi è stato anche quello di citare e parlare di luoghi che si possono veramente visitare. Per cui sì, in alcuni bisogna magari telefonare prima, magari sincerarsi che siano aperti, però tendenzialmente sono tutti luoghi che si possono davvero visitare. E quindi, insomma, l'invito è: prendete un foglio di carta, scriveteci sopra i 6 posti che vi sono piaciuti e andate a fare un bel giro. Vedrete che non, secondo me non ve ne pentirete. Io ho scoperto cose veramente notevoli. Allora, io devo dire che, Fabrizio, questa modalità di viaggio a me piace molto. Io per ragioni personali devo fare in questo periodo degli spostamenti brevi, e quindi risponde esattamente a quelle necessità e mi ha consentito in qualche maniera anche di scoprire dei luoghi che ancora non ho mai visitato e che devo assolutamente andare a visitare. È il consiglio che do un po' anche ai nostri ascoltatori. Ovviamente il libro si trova in libreria. Se siete lontani da una libreria fisica, vi diamo il consiglio di utilizzare libri da sport per riceverlo a casa. Quindi no, non c'è altro che da fare che comprare questo libro.
E se avete dei luoghi imperdibili dell'Umbria che vi vengono in mente, scrivete una mail alla casa editrice e noi li teniamo da parte e proveremo a utilizzarli prossimamente. Per la prossima edizione. Intanto grazie Fabrizio, grazie del tuo tempo e dei tuoi consigli. Grazie a tutti e buona scoperta. Grazie.